un medico, un botanico, un anatomista. L'Ordine dei Medici di Arezzo ha celebrato la figura di Andrea Cesalpino, aretino, a 500 anni dalla sua nascita. Suo il merito di aver definito, con la testimonianza del reperto anatomico, che il cuore e non il fegato è il centro del movimento del sangue e il punto di partenza delle arterie e delle vene. Sì, ha portato molte innovazioni, anche se molte non gli sono state riconosciute. Per esempio la descrizione della circolazione dell'uomo è attribuita ad Harvey, ma in realtà l'ha fatta molto prima Cesalpino. Ha avuto il torto di non pubblicarla, di non dirla, di non renderla nota, ma Harvey ha scritto le stesse identiche cose 70 anni dopo che le aveva scritte, che le aveva dette Cesalpino. E in più abbiamo ascoltato anche il Cesalpino botanico, che ha praticamente concorso e per primo ha sviluppato la sistematicità delle specie botaniche. Ce lo siamo già detti precedentemente, la vostra professione è tanto cambiata, così quanto è cambiato forse il mondo, però ecco, ripercorrere le sue radici forse può servire a guardare anche avanti. Senz'altro, la storia è un qualche cosa non nella quale crogiolarsi, ma dalla quale prendere esempio. E la curiosità dello scienziato, di chi sviluppa, di chi studia e di chi oggi possiamo celebrarne a 500 anni dalla nascita, gli studi e le scoperte fatte, ci dice che dobbiamo avere sempre la curiosità di andare avanti e vedere come sarà il futuro. È stato il professor Claudio Santori a collocare Cesalpino nell'Arezzo del Cinquecento. Sì, perché è stato il periodo del Cinquecento, che era il cuore dell'epoca medicea, corrisponde con la vita del Cesalpino. È stata una brutta storia quella d'Arezzo: catastrofi, terremoto, carestia, siccità, inondazioni, di tutto e di più. Però, nonostante questo, la città nel Cinquecento ha avuto, dal punto di vista della cultura e dell'arte e della scienza, un grosso momento, perché la musica ha avuto un trionfo a livello internazionale con due musicisti grandissimi, Paolo Aretino e il suo allievo e successore Orazio Tigrini. L'arte con Vasari, il Poppi, l'altro pittore di Poppi, il Poppi, e poi la scienza con Cesalpino. E quindi il periodo della vita di Cesalpino ad Arezzo non è stato molto buono, e si capisce come la famiglia se si è trasferita altrove, e Cesalpino ha potuto studiare a Pisa, dove a poco più di 40 anni era già titolare di cattedra di medicina, ed è lui il primo a descrivere la doppia circolazione del sangue.